Viaggiando. Viaggiando, viaggiando. Bentrovati all'appuntamento con Viaggiando da parte di Monica Celegato, pronti anche oggi con un nuovo appuntamento, ma prima di presentare il nostro gradito ospite vi ricordo il sito che è www.viaggiandoinradio.it, dove riascoltare questa, le altre puntate, dove trovare un sacco di informazioni. Adesso invece vi presento Lucio Trucco dell'associazione Guide Cervino. Buongiorno Lucio e ben trovato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Lucio, con lei ovviamente, visto che abbiamo citato le guide del Cervino, si parla di montagna, un ambiente certo. A me molto caro, perché io appena vedo un dislivello già mi prende bene. Lucio, a me la montagna fa proprio un effetto bellissimo, mi rilassa tantissimo, invece al contrario il mare mi fa venire un attimo di nervosismo, quindi anche io sono a me, ecco, quindi io sono una assolutamente pro montagna, in estate, in inverno, quando è. Allora venga a trovarci. Assolutamente non mancherò, ci mancherebbe altro. Allora Lucio, le guide del Cervino, che giustamente sono delle persone preziosissime, soprattutto quando si parla di montagna, no? La montagna è un ambiente che ti rispetta nel momento in cui lo rispetti, però insomma bisogna, come tutte le cose, farle in modo intelligente. Quindi credo che il vostro contributo come guide del Cervino sia assolutamente prezioso. Voi di che cosa vi occupate esattamente, giusto per farlo capire ai nostri ascoltatori, Lucio? Sì, faccio due, solo un cenno storico che per me è importante. La nostra società Guide del Cervino è stata fondata nel 1865, anno in cui è stato scalato per la prima volta il Cervino, e direi che da quell'anno è cominciata l'attività vera e propria delle guide del Cervino nel portare i clienti sulle montagne locali, quindi della Valturnasce, e poi in giro per il mondo. Certo. Diventando anche una società guide famosa per le grandi conquiste, tipo la prima salita all'Everest nel 1973, la prima conquista del Polo Nord da parte dell'Italia nel 71, conquiste che sono rimaste nella storia. Certo. Noi come attività principale durante l'estate abbiamo la scalata al Cervino, che è appunto il nostro emblema, il nostro simbolo, sì. Il sogno di tanti alpinisti, scalata difficile di 2 giorni che comporta il fatto che l'alpinista sia preparato atleticamente e tecnicamente. Certo. E normalmente per portare e accompagnare un cliente sul Cervino proponiamo 2 o 3 gite prima di andare ad affrontare questa grande salita, come ad esempio potrebbe essere la Punta Chan, che è un livello tecnico un po' più basso di roccia, però simile al Cervino. Poi una salita tipo il Polluce, dove ci sono delle corde fisse su un terreno di misto, quindi ghiaccio e roccia, ad usare quei ramponi che normalmente si usano anche nella salita al Cervino, e se poi il cliente è preparato, è acclimatato e pronto, si fa la scalata al Cervino. Questa è un po' la nostra salita principale, dove noi portiamo i clienti più ambiziosi. E poi invece abbiamo un sacco di altre attività alternative, che sono dalla passeggiata sul ghiacciaio per l'attraversata della Monte Rosa, all'arrampicata in palestra, quindi al famoso free climbing, addirittura facciamo giornate di canyoning, che è questa nuova attività che fanno le guide alpine, scendendo i torrenti di montagna vestiti con delle mute da sub, il casco e corde doppie, in queste bellissime pozze d'acqua verdi che sembra di essere in un paese esotico e non in montagna, fino a fare del trekking sia nelle nostre valli valdostane, fino poi ad arrivare in paesi tipo il Nepal, la Bolivia, quindi dall'Asia al Sud America. Beh, insomma, fate delle cose assolutamente entusiasmanti, Lucio. Ecco, il Cervino, ricordiamolo, quanto alto è, Lucio? 4.478 metri. Mamma mia, cioè è una scalata assolutamente... Ma sì, più che l'altezza, perché non è la montagna più alta, ce ne sono decisamente di più, decisamente il Monte Bianco è 400 metri più alto, sì, però tecnicamente è una delle montagne più importanti anche a livello alpinistico, perché ha delle difficoltà anche sulla via normale che sono importanti, che sono...
sono tali da non permettere a chiunque di arrivarci in punta. Certo, quindi insomma è una scalata da fare solo dopo aver fatto anni, suppongo, di un'adeguata preparazione. Certo, esatto, di preparazione. Esatto. Ecco, voi come guide del Cervino vi occupate anche di fare dei corsi durante l'anno per imparare, certo, per insegnare. Come ho detto prima, la nostra attività estiva, poi abbiamo anche l'attività invernale, che invece è più improntata su quello che è lo sci e le cascate. Sia d'estate che d'inverno facciamo dei corsi di iniziazione all'alpinismo, sì, che quindi si parte proprio dalla conoscenza del materiale alle gite più facili, come la conquista del Barraitor occidentale, che è il nostro 4000 più facile, che è un 4200 metri, però con pochissime difficoltà tecniche che tutti sono in grado di raggiungere. E poi da lì si continua con un excursus tecnico sulle tecniche, sulla movimentazione sia con i ramponi che su roccia. Lo facciamo per tutte le età, quindi dalle persone dai 18 anni agli 80 anni. Certo. E addirittura abbiamo dei corsi specifici per i bambini, dove proponiamo 3 giorni in rifugio, e più improntato in questo caso sul gioco, sul divertimento, magari arrampicando, facendo orientamento, conoscenza della natura, fino poi a portarli ad arrampicare piano piano con delle tecniche, in maniera tale che il bambino, oltre al gioco, capisca l'importanza della sicurezza in montagna. Certo, sì, che direi che impararla fin da piccoli non è assolutamente niente male, Lucio. Quindi, insomma, purtroppo è uno sport che se qualcosa va storto ci si fa anche male. Assolutamente. È meglio essere consapevoli dall'inizio di queste cose. Esattamente, come dicevo all'inizio, no? La montagna ti rispetta nel momento in cui tu la rispetti, nel momento in cui, voglio dire, uno pensa di essere il più furbo, poi giustamente succedono i guai, e se succedono quando si è in alta montagna sono guai seri solitamente. È proprio così, ha ragione. Ecco, senta una cosa, Lucio, quindi le guide del Cervino hanno programmi e percorsi proprio per tutti, quindi voglio dire, dalla famiglia che magari ha dei bambini, che può fare una semplice passeggiata meno impegnativa, quindi si parla magari di trekking, fino all'arrampicata, quindi al massimo livello arriviamo sopra il Cervino, insomma, no? Esattamente. Perfetto, ecco, questa è una cosa grandiosa, anche perché giustamente magari se si viene in più persone, non tutte di solito hanno lo stesso tipo di preparazione, certo, no? Quindi certo. Uno può scegliere eventualmente le varie attività da fare, che poi tra l'altro c'è anche lo sci estivo, è vero, Lucio? C'è anche lo sci estivo che si pratica sul ghiacciaio del Prato Rosà, da una quota di 3.500 a una quota di 3.820, è lo sci estivo più grosso che c'è in Europa. Normalmente si scia dai primi di luglio a metà settembre, le condizioni del ghiacciaio sono normalmente belle, anche se chiaramente si può sciare dalle 7:30 del mattino fino all'1 del pomeriggio, dopodiché la neve diventa troppo bagnata per poter continuare, ma per farci qualche giornata durante l'estate direi che è un sistema ottimo per avere un'alternativa a quelle che sono le attività estive classiche. Sì, beh, poi credo che sciare in piena estate sia veramente impressione, sì, è una cosa molto bella. Immagino proprio di sì. Va bene, allora io ringrazio tantissimo Lucio Trucco delle guide del Cervino, segnalo il sito, Lucio, perché è importante per qualsiasi informazione, giustamente, certo, che andiate a visitare il sito, così trovate direttamente i loro contatti e eventualmente vi rivolgete direttamente a loro per qualsiasi tipo di informazione. Certo. www.guidedelcervino.it, una cosa semplicissima, e quindi insomma anche in questo caso avete delle esperienze davvero entusiasmanti che vi aspettano. Grazie Lucio. Grazie a voi, buona giornata. Viaggiando in radio.it è il portale dove trovi tutto il meglio di Viaggiando. Mete, alberghi, viaggi, recensioni, notizie, tutte le puntate da ascoltare o rileggere. Viaggiando in radio.it. Viaggi e viaggiatori in un click. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it. Viaggiando in radio.it.